A margine della conferenza stampa dei primi 100 giorni del governo Lombardo abbiamo intervistato l'assessore all'economia, crescita e semplificazione Massimo Garavaglia. Assessore Garavaglia, oltre 2 miliardi in 100 giorni di risorse investite per misure concrete. Questo è stato uno dei punti su cui ha puntato anche il presidente Maroni nella conferenza stampa. Sì, e non è finita. Questi sono solo i provvedimenti già presi dei primi 100 giorni, ne arriveranno degli altri molto importanti, li vedremo già probabilmente settimana prossima. Il nostro impegno è tutto lì, noi cerchiamo semplicemente di trovare soluzioni, di trovare risorse per accontentare tutte le esigenze. L'abbiamo fatto, continueremo a farlo. Tante misure per le piccole e medie imprese, soprattutto 1 miliardo. Sì, oltre 1 miliardo ad oggi, poi saranno anche di più, però ad oggi siamo circa 1,5 miliardi. Il tema vero in questa fase dove c'è una fortissima stretta creditizia è far circolare liquidità. Se vogliamo, il filo rosso di tutte le iniziative che abbiamo preso è proprio questa. Anche i fondi, per esempio, stanziati a sostegno della famiglia, di fatto servono per aiutare a far girare liquidità. Lo stesso dicasi per il patto di stabilità dei comuni. Ecco, questa è, per quanto mi riguarda, la priorità. Oggi c'è un'emergenza, l'emergenza lavoro. Il lavoro lo danno le imprese per stare in piedi oggi hanno bisogno di quattrini, perché purtroppo le banche non glieli danno. E noi facciamo di tutto per far circolare liquido. Quando il patto di stabilità annunciate anche misure forti se non sarà eliminato. Sì, oggettivamente questa invenzione tutta italiana, perché questo dobbiamo ribadirlo, il patto di stabilità interno, quello che colpisce gli enti locali, è un'invenzione tutta italiana, esiste solo in Italia, non ha nulla a che vedere con i parametri europei, col patto di stabilità europeo, tutt'altra cosa. Il patto di stabilità interno serve semplicemente per tenere in piedi carrozzoni e per, purtroppo, danneggiare enti virtuosi a scapito di enti non virtuosi. Questo è l'unico scopo del patto di stupidità. Parere invece su quanto deciso ieri dalla Commissione, che dà più flessibilità per quanto riguarda il bilancio. Il governo Letta si dice soddisfatto o un parere tecnico invece? Sì, deve dirsi soddisfatto anche se si ottiene la metà di quello che era l'obiettivo. Si ottengono solo 7 miliardi di flessibilità rispetto ai 14-15 previsti. Oltretutto è una goccia nel mare, teniamo purtroppo, perché sarebbe bello che i conti dello Stato fossero come quelli di Regione Lombardia. Purtroppo lo sbilancio entrate e uscite di quest'anno è ancora nell'ordine dei 45 miliardi di euro. Purtroppo dall'anno 21 abbiamo il Fiscal Compact che, per quanto mi riguarda, non ho votato, così come non ho votato il pareggio di bilancio, almeno io dormo sereno, almeno per questo, non per le conseguenze di queste due cose. Perché purtroppo dall'anno 21 c'è l'impegno a ridurre il debito di un ventesimo all'anno, 45 miliardi. Qual è il problema? Per ridurre il debito devi essere a pareggio, altrimenti il debito per definizione aumenta. Il buco entrate uscite aumenta il debito. Quindi vuol dire che dall'anno 21 noi dovremo recuperare 45 miliardi per tappare il buco entrate uscite e altri 45 per ridurre il debito. Semplicemente è impossibile.